sono Max, siamo su Twitch Web, Hit, Functional Kickboxing, un allenamento di 30 minuti ad intervalli dove avremo un'intensità molto alta, ma poi anche dei recuperi continui. Ah, mi raccomando, cercate di livellare sempre tutti i movimenti sul vostro livello di fitness, quando avete bisogno di più recupero prendetelo, ma se ascoltate bene le istruzioni, se guardate bene i movimenti, vi risulterà sicuramente molto più sicuro e molto più facile. Ragazzi, si parte subito con un plank, ok? Quindi prendete il vostro battitino e partiamo tra 5 secondi. Piazza bene i tuoi palli. Guarda dritto davanti a te. Chiudi le scapole, petto in fuori e allinea. Polsi sotto le spalle e sei lì, pronto, facilissimo. Perfetto, aumentiamo subito l'intensità. Se te la senti, punta i piedi e alza le ginocchia. Da qui dobbiamo subito attivare tutti i muscoli. Gambe, glutei, addominali, spalle, braccia, dorsali, ruota i gomiti all'interno. Se senti troppo carica la schiena, quando vuoi, poggia le ginocchia a terra, ma continua a tenere la tensione, soprattutto sulle braccia e gli addominali. Pochi secondi ancora. Continua a respirare. Ragazzi, andiamo ancora avanti. Scendiamo giù e mettiamo i gomiti sotto le spalle. Da qui, rullo sulla pianta dei piedi, cercando di salire in punta e poi andare verso dietro, come se volessi poggiare con i talloni a terra. Se vuoi anche questo esercizio, puoi trasformarlo con le ginocchia a terra. Pochi secondi ancora e stop. Ci siamo. Ragazzi, adesso cominciamo a lavorare seriamente. Mini plank, tocco spalle. Molto lento. Non correre. Mi raccomando, premi forte e attiva gli addominali, sempre. Mano sotto la spalla, tocco la spalla opposta, facilissimo. Tutto qui, resisti e fatta. E ancora. Ok, stop. Passiamo ai glutei. Schiena a terra, braccia ai fianchi. Stringi i glutei e verso l'alto le anche, petto in fuori, schiena bella dritta. Ok, continua ad aprire le anche e ad attivare tutta la parte posteriore delle cosce. Preparati perché sarà molto intenso per le gambe, molto intenso per il cuore. Pochi secondi. Come sta andando? Ci siete? L'avete fatto? Lo ripetiamo con una sola gamba. Vieni su, prenditi una gamba, sali, scendi. Se sei scomodo, va bene anche senza tenertela. Puoi mettere le mani a terra, risulterà un po' più facile da controllare. Vai su e giù. Ok, mi raccomando, ogni esercizio livellalo con la tua velocità. E l'ultimo, perfetto, sciogli un po' la gamba, vieni e partiamo con l'altra. Perfetto, prova a mantenere le anche sempre parallele al suolo. Respira, fuori l'aria, via. Forza, forza. E stop. Ultimo esercizio per i glutei. Sciogli un po'. Adesso vieni su, blocca, quindi con i glutei serrati, ginocchio al petto. Mi raccomando, non correre. Tiro su una gamba, mantenendo sempre le anche dritte dritte. Esatto, provaci. Usa i tuoi addominali e continua a muoverti. Usa le braccia per generare forza nel torace e stabilità. Ancora. Perfetto. Inspira. Ok, stop. Ragazzi, via il tappetino. Adesso si fa sul serio. Corsetta leggera sul posto. Beh, ricordatevi che è un hit,
ok? Ma uniamo functional training con le tecniche di arti marziali, quindi qualcosina la troverai. Stai correndo, braccia contrario, sei pronto al primo picco cardio, il primo intervallo forte, alza un pochino le ginocchia e muovi le braccia, respira, petto in fuori, guardo dritto avanti, compatto con l'addome, lungo con la schiena e vai, 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 respira, facciamo salire subito la frequenza, abbassa un po', respiro, adesso per pochi secondi le ginocchia davvero su, go! Forza nell'addome, non mollare, vai, muovi le braccia, ti aiutano a coordinare e a velocizzare, 3, 2, 1, puoi recuperare, bene, passiamo subito alla prima tecnica che unisce pancia alle arti marziali, un ginocchio, giù e su, è un lunge classico, ma c'è una ginocchiata, rendilo marziale, guardia, guardia, sulle anche, l'avversario è davanti a te, è il tuo stress, se vuoi abbattilo, dai una ginocchiata nello stomaco, dai, sto, sciogli le gambe, continua a muoverti, è il tuo momento di recuperare tutto dall'altro lato, respira, guardia, vai, occhio, ginocchio giù, ginocchio su, è lo stesso che si muove, 1, 2, 1, mantieni la guardia, siamo sul ring, l'avversario è lo stress, ricordatelo, pausa, adesso andiamo a cambiare la tecnica, saranno gli attondi avanti, li hai già fatti questi, fai un grande passo, ritorna, ritorna, respira, deciso, piedi paralleli, addominali, concentrati, stai in guardia, potrebbe essere una schivata, o anche una presa, presa, forza, dai, o magari un appunto classico, ok, continua a muoverti, la fatica sale, non scende, sale, entra in questo mood, respira, sciogli le gambe e preparati, prossimo esercizio, one leg squat, vieni su, negli arti marziali ci vuole davvero tanto equilibrio, in qualsiasi dojo che visiti trovi sempre il tao, l'equilibrio, addominali, se ci riesci scendi, se vuoi faccio il piede dietro, un piccolo aiutino, concepitelo, ma continua a scendere, rimani giù per 3, 2, 1, stop, sciogli subito, facciamo lo stesso dall'altro lato, concentrati, vieni e go, perfetto, il segreto non è lì, è qui, e concentrarsi, e andare verso l'obiettivo, l'obiettivo di oggi, bruciare tante calorie in poco tempo e rendere il massimo che puoi. Forza, pochi secondi, scendi fino a giù, intanto sbagli anch'io, rimani, stop, bene, trasformiamo tutto, negli arti marziali ci vuole tanta esplosività, split jump,
Veloce, veloce. Scendi basso e continua a muovere le gambe. Dai, 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 dai. Mazza, si brucia. Perfetto, ragazzi, subito push up. Se hai bisogno del tappetino, metti le ginocchia a terra. Chiedo di avere la massima velocità. Partenza. Pochi secondi. Ma vai. Scegli il tuo livello, sempre. Continua a spingere finché riesci. Siamo a metà. Mischia le opzioni come pare e vai. Schiena bella, dritta, dritta. Chiudi le scapole. Ah! Chi vi ha detto stop? Ero stanco. Perfetto. Ora fai il contrario. Lento. 3, 2, 1 e andiamo. Su. Piano giù. Piano su. Sempre senza ginocchio se vuoi, eh. Forza, forza. Dai. Giù. Pesa questo, eh. È dura. Hai sempre l'opzione. Scendila. Provala. Oh. Stand up. Pochi secondi. Sciogli con qualche colpetto e arrivano i push up esplosivi. Guarda. Hop. Hop. Devi staccare le mani da terra. O quantomeno la sensazione deve essere quella. Uno. Uno. Di voi senza ginocchia. Oddio. È davvero tosta. Ok, sciogli le braccia, qualche colpo diretto, montante, e respira. Perfetto. Stringi bene i pugni, ruota lì dentro, via. Cambia, montanti, facilissimo. È davanti a te, piazza i piedi sotto il mento. Ganci. Dammi una combo, diretto, diretto, montante, montante, gancio. 1, 2, 3, 4, pam. 1, 2, 3, 4, pam. 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 Stop. E tutto dall'altra parte, anche se non è la tua guardia. Sciogli. Ci sei? Respira, ruota il busto quando colpisci, una mano è sempre al viso, ok? Montanti, dai, occhi sul bersaglio, testa nell'obiettivo, ganci, ruota bene, gomito in alto, mettilo giù, combo, 1, 2, 3, 4, pam, pam. Pausa, ti ricordi l'equilibrio? Rifallo, giù, rimani, 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 più basso che puoi, non imbrogliare, ti vedo, eh. Scendi bene, è quasi finita. Ogni tanto se vuoi sali, sciogli e poi subito riprendi. L'allenamento è sempre tuo. Io ti guido, ma lo fai tu. L'hai fatta. Molla. Sciogli le gambe, preparati. Tutto dall'altro lato. Peso, addome. Boom. Respira, lavora. Di crederci, le prime volte sarà molto intenso, molto difficile, ma se lo faccio io, puoi farlo anche tu. Prova, scendi, sfida
due limiti. Forza! Dio! Ok, adesso gambe insieme, squat jump, usa le braccia, solo pochi secondi, carica e via! Usa i glutei, qui, vai, 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 atterraggio morbido, partenza fulminea, e anche i glutei, addominali, 3, 2, puoi scegliere un po' con me, vieni, ok, sono 5 colpi, i primi 4 li voglio veloci, il quinto forte, potente, guarda, la velocità scegliela tu, veloce, ruota sull'ultimo, tutte prese dentro, respira, pausa, oddio, hai ragione, tosta, rifacciamo dall'altro lato, lenti, memorizza, due diretti, due montanti, un gancio finale, i primi 4 veloci, qui spara, via, il busto, ruota, l'altro braccio ti protegge, sempre, il bersaglio si guarda, e si abbatte. Ora plank, di nuovo, tira le mani ai fianchi, veloce, nel warm up l'abbiamo fatto con tocco spalla, adesso voglio che tiri subito, veloce, il gomito è serrato, punta in alto, abituiamoci a contrarre gli addominali e a controllare i movimenti. Forza, accomodare. Dura, se vuoi un tappetino freddo a terra, un po' di dorsali e lombari. Ci siamo? I gomiti, bassi delle spalle, sollevo, busto, vado a reclutare muscoli della schiena. Bene, riesci a metterci un po' di gambe? Forza, vieni su, vieni su, vieni su, alto, alto, muscoli essenziali per la postura, per proteggere la nostra schiena, per tonificarla e renderla più forte. Dai, rimani su. Dove siamo? Ancora. Ok, andiamo tutti insieme. Guarda bene. Push and one, two. Allontanati, solleva. Allontanati, solleva. Hai fatto il push up, hai fatto l'extension. Tutti insieme. Ancora. Serra i gomiti, serra le scapole. Ok, adesso andiamo sul funzionale. Preparati con i piedi paralleli, scendi fino a terra, cammina e dammi la mano e torna indietro. Adesso rifallo, mi dai l'altra mano. Tantissimo lavoro per il core. Mantieni sempre il controllo. Dai. Giù. Giù. Ancora.
alzo la gamba, provaci, non mi dare la mano, torna su, cambia gamba, guarda, concentrati, torna su, l'altra gamba la puoi poggiare quante volte vuoi. Abbiamo fatto passare un po' la frequenza, abbiamo aumentato il lavoro sui muscoli profondi, braccia, spalle, continua, dai ancora, reaction, dai reaction, quanto sta pompando il cuore, fatecelo vedere, cliccate, dai. Solo un altro. Ok. Ragazzi, un po' di recupero e andiamo avanti. Ci siamo? Metti una gamba avanti. Stai in guardia. Dammi un calcio con quella dietro. Via. È frontale. È come se volessi abbattere una porta. Tara giù. Via. Via. Non è importante l'altezza, è importante quello che senti. Stampa il calcio. Guarda lì. Sì. L'altra gamba, sciogliti. Siete pronti? 3, 2, 1, go! Respira, continua, guardalo, guarda il bersaglio e cerca di usare tutto quello che hai fatto finora. Addome, l'equilibrio, glutei, i muscoli profondi. Bene, adesso facciamo un gioco. Cambia, calcia, torna, cambia e ripeti. Guarda, calcio, torno indietro, cambio, calcio, dai, e adesso viene il momento di combattere, guardia, solo diretti al mio via, accelera al massimo della tua velocità, via, forza, respira, dai, giù il mento, spalle rotonde, lo rifacciamo, partiamo lento, progressione, massima velocità, guardia, ruota sempre il busto, tieni sempre l'addome, cura la tecnica ora, stendi le braccia e andiamo, preparati al respiro, via, continua, respira, dai, veloce, 5, 4, 3, 2, 1, oddio, ok, ancora squat jump, ci riusciamo, go, 30 secondi, esplosione nelle anche, per i maschietti immagina di dover fare un colpo di testa, velocità subito, accumula, libera, go, 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 forza. Oh, non è finita, mica ti sei fermato. Dai! Respira. 3, 2. Bene. Adesso arrivano le botte. Guarda, fai lo squat. Fai un plank. Torna su. E mi dai 4 diretti. Tutto qui. Mi parlo anche a questa velocità. Squat, plank, vado su,
e un burpee, no push-up, associato a dei colpi. Chiudi, vieni su, ok? Mi fai l'ultimo. Ora, solo burpee con il push-up, va bene anche letto, da un trucco. Vieni giù, fermati, vieni su e fai un piccolo battito di mani e un piccolo jump. Vai. Prova a farmi almeno altri due. Vai. Dammi l'ultimo. Hai fatto? Bene, respirare. Torniamo ai calci. L'hai già fatto. Calcia e cambia. Ok? Guardia. Let's go. Appena tocco indietro, subito cambio guardia e riparti. Dai. Ancora. Stop. Divarica le gambe e andiamo a lavorare. Non è proprio uno sfondo, è una preparazione ad usare tutti i muscoli laterali. Siamo quasi alla fine. Continua, respira, continua a tenere la schiena piatta. Ci siamo. Metti i piedi di profilo se vuoi. Calcia laterale con un passo. Vieni verso di me. Passo con la gamba dietro. E poi colpiscimi. Tira giù la punta. Colpisci di lato. Stendi bene la gamba. Non c'è bisogno dell'altezza. Dai. Guarda il bersaglio. Dai. È importante sentire il lavoro e tenere gli addominali. L'ultimo. Facciamo tutto dall'altro lato. Sei pronto? Un chili di profilo. Ripetiamo piano. Passo, faccio di lato, vado indietro e sono in guardia. Il segreto è partire con calma. Tieni la guardia, ti può aiutare la direzione delle braccia, ti dà una linea. Esatto. Butta fuori l'aria nel momento in cui il colpo si stampa. Dai. Ci siamo quasi. Di nuovo un push up. Ora sali meno possibile. 30 secondi. Meno possibile, ho detto. Quando vuoi, le ginocchia. Compatto con la schiena, con le braccia, con l'addome. Oddio, è dura anche per me. Forza. Seguimi. Dai. Vole. Stop. Bene. L'ultimo round. Preparati. Diretti. Diretti, sarà una guardia parallela, si preferisce. La tua preferita. Al via. Scatenati. E accelera al massimo. Ok. Via. Non mollare. Ricordati di tirare un braccio mentre l'altro va. 5, 4, 3, 2, wow! Ti avevo detto che era l'ultimo.
Sì, di diretti, adesso mancano i mortanti. E poi abbiamo finito. Davvero, scegli la tua guardia. Va bene quella parallela. Parti. Respira. È il tuo ultimo round. Devi dare il massimo. Tu o lui al tappeto. Pronti? Via! È fatta, ragazzi. Gli ultimi 10, 9, 8, 7, vai, 6, 6, 3, 2, com'è andata? Bellissimo. Ok, allora facciamo qualche esercizio di stretching, ci rendiamo a casa felici, soddisfatti, con un po' di calorie buttate fuori, con tanto stress tolto, gambe larghe, sciogli le spalle, respira, e aria, braccia, poi ancora uno, ok, lascia scivolare il braccio sulle gambe, ti fermi all'altezza delle ginocchia, lascia scendere la testa giù, rilassa il collo, mani sulle ginocchia, sali dentro, fai un respiro, riallinea la colonna e poi ritorna qui, vedi, quattro in mezzo, fai il caso, apri tutto, metti fuori. Ok, continua lo stretch della parte superiore, intreccia le dita. Molla tutto, spalle. E tiri lenti, controllati. Cambia. Molla ancora. Quadricipiti. Se vuoi, un conforto. La mia gamba. Ok, quindi paralleli, ultimo respiro. E ok, ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione. Se ancora non l'avete fatto, andate sul canale YouTube, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, mettete le notifiche, perché mettiamo video in continuazione. Se vi perdete la diretta, è lì, ok? Quindi trovate tutto lì. Ragazzi, io vi ringrazio, ringrazio Lab 164 che ci supporta. Vi do appuntamento subito domani mattina alle 10.30 con una rubrica interessantissima, quella di alimentazione e allenamento. Anche domani mattina parleremo di un argomento molto molto interessante, la ritenzione idrica, sempre con Romilda di Fit Mood. Se non l'avete fatto ancora, andate a visitare il loro sito, andate a visitare il vostro negozio se siete qui noi di Salerno, troverete un sacco di prodotti interessanti. Io vi ringrazio ancora, aspetto i vostri commenti e state sintonizzati sul canale perché arrivano novità. Ragazzi, buona serata a tutti, ciao!